Eccoci qua di nuovo, primo turno di Mistea. Innanzitutto, si fa l'inizio dell'era. Ci sono tre ere e il gioco termina alla fine della terza era. Ogni era è divisa in tre parti: inizio dell'era, svolgimento dell'era e la fine dell'era. Inizio dell'era, cosa si fa? Allora, innanzitutto si ripescano, vabbè, tutte le carte che si hanno giocato, che si hanno negli scarti, ovviamente nel primo turno non ce n'è. Si rimettono in piedi gli eroi feriti, primo turno non ce n'è. Si riattivano gli artefatti, che hanno due lati, come potete, disattivato in grigio, attivato in azzurrino, e in questo caso se è ancora attivato, e si guadagnano tanti punti energia quanto c'è scritto sul proprio artefatto, quindi il giocatore 1 prende 3 punti, il giocatore 2 ne prende 4, quindi da 0 si parte da 0 si arriva a 4. Dopodiché si forma il mazzo degli eventi, si mescola mettendo dentro il mostro che si attiva il turno in questa era, quindi nell'era 1 si prende questo e si mette nel mazzo degli eventi, si posiziona il mostro dove c'è indicato in questo simbolo, perciò se cerco l'isola corrispondente, questa in questo caso, io lo metto in mezzo per comodità e lo si mette qui. Dopodiché si mescola questo mazzo e lo si, facciamo finta che è mescolato, tanto chi se ne frega, e lo si mette qua, pronto. Si prende le carte dell'era 1, in questo caso la prima era, e si mettono qui al posto delle carte dell'era precedente, se ci fossero state, se ne mostrano tre e si tiene pronto. Tutte le carte armonizzazione che si è preso durante il turno si rimettono qui. E poi sì, cosa si fa? Non me lo ricordo più, fatemi leggere. Prendiamo miniature il mostro, sì. Campioni feriti tornano su, l'ho già detto. Ah sì, se ci fossero delle fortificazioni che sono state messe, vengono tolte perché le fortificazioni durano solo un round. Ah sì, ovviamente si rifà il nuovo ordine di turno. In questo caso no, si tiene ovviamente l'ordine che si è estratto a caso perché è il primo round, ma nel caso chi è in testa prende il segnalino primo giocatore e diciamo il primo artefatto, il secondo prende il secondo e così via. Una cosa che non ho detto durante il filmato primo, che magari l'ho detto ma magari può essere sfuggito, questa cosa del miraggio si fa solo quando si gioca in due, quindi in tre o più non vanno messi. Ok, svolgimento di un'era. Fatto questo si inizia a svolgere l'era. Parte il giocatore con l'artefatto minore e può fare, no, deve fare una delle tre azioni standard che sono agire, ovvero giocare una carta, sviluppare, ovvero pescare una o più carte, oppure meditare, prendere dei bonus in base ai territori che si occupano. Partiamo da agire, che è quella più corposa e più importante. Agire. Allora, quando si agisce bisogna giocare una carta, quindi va da sé che se non hai carte non puoi ripescarne dalle scarti, ma devi fare per forza una delle azioni che ci sono disponibili, ovvero sviluppare e meditare. Ma noi adesso parliamo di agire. Quindi si gioca una carta. Come si può vedere, le carte comando sono di 3-4 colori diversi: rosso, blu, giallo e verde. La rossa e la blu, no, facciamo così, tutte hanno lo stesso effetto, ovvero danno dei punti comando sopra, dei punti comando che poi hanno da 1 a 5, adesso non mi ricordo più esattamente, però all'inizio partono tutte da 2 le carte che si hanno. Quando giochi una carta comando guadagni tante segnalini comando quanti ce ne sono scritti in alto a sinistra, quindi in questo caso 2. Cosa fai con i segnalini, con le carte comando, con i punti comando? Puoi usarli per fare varie cose. Allora, puoi usare dei punti comando, ogni punto comando che usi per guadagnare energia ti fa guadagnare un punto energia, quindi se io di questi punti comando ne voglio usare uno per guadagnare energia,
ne avrò un altro solo per fare un'altra azione o anche la stessa, posso guadagnare 2 punti energia e non fare altro con il comando che ho. Oppure posso appunto decidere di usarne uno per averne un altro disponibile per fare qualcos'altro. Il resto che si può fare è costruire, per esempio. Costruire significa prendere una delle unità che sono fuori e metterle fra quelle costruite. Ogni golem costa 2 punti comando per essere costruita, i pippotti costano 1 punto comando per essere costruiti. Oppure si può schierare, ovvero prendi un pippotto, paghi 1 punto comando e lo metti dove c'è il tuo eroe. Quando si schierano sempre dove c'è il proprio eroe. Oppure paghi 2 punti comando per il golem e schierarlo sempre dove c'è il tuo eroe. Infine ci si può muovere. Il movimento si agisce così. Mettiamo ad esempio che ho questi due pronti qua. Quindi ho deciso nel turno precedente, ho schierato questo e ho il mio eroe là. Uso i punti comando. Ogni punto comando che uso per muovere lo muovo di una regione. Come si muovono? O lo muovo su una regione della stessa isola, quindi posso passare da qui a qui, ovviamente non qui perché è bloccato, oppure posso muovermi su un'isola adiacente, quindi in questa e in questa, se il territorio su cui sono è uguale al territorio su cui vado sull'isola adiacente, quindi partendo dalla foresta, con un punto a movimento vado su un'altra foresta di un'altra isola. Quindi se io volessi muovermi su questa isola qua che non ha foreste, dovrei prima andare su questa montagna e dopo passare sulla montagna di quest'isola. L'eroe però può fare così perché può muoversi di quanto vuole, ovvero di quanto comando si usa, anche 3, 5 se ce n'hai, ma i pippotti e i golem invece ogni turno si possono muovere solo di uno spazio, che sia un'isola o che sia un territorio. Non posso fare nello stesso turno così e così con un golem o con un pippotto, lo posso fare solo con l'eroe che si può muovere di quanto si vuole. E queste sono le quattro azioni, i quattro modi per spendere i punti comando. Va da sé che i punti comando ne posso spendere uno per muovermi e uno per schierare, oppure uno per guadagnare energia e uno per muovermi, cioè non sei obbligato a usare tutti e due i punti comando per fare la stessa azione. Ok. Poi, fatto questo, puoi decidere di usare la parte inferiore della carta. Se si sta usando una carta gialla o una carta rossa, è un effetto che si attiva una tantum e poi comunque la carta va scartata. Quindi in questo caso pago 2 energie e dopo c'è una miriade di riferimenti sulla scheda per le carte da vedere e si vede l'effetto che fa. In questo caso mi pare che possa voler dire che teletrasporti il tuo eroe in un qualsiasi punto sulla mappa. Quindi per esempio paghi 2 energia. Dopo aver fatto, o anche prima, si può fare prima o dopo questa cosa, decidere di usare prima il comando oppure prima la parte sotto. Perciò paghi 2 energia, quindi sono a 3, insomma, vado a 1 per prendere il mio eroe e metterlo, per esempio, qua, dove voglio, anche se è occupata, sì, non importa. Questo, per esempio, ti fa guadagnare 3 punti se paghi 2 energia per ogni montagna che controlli, probabilmente. E queste sono le carte rosse e gialle. Se invece è una carta verde o blu, miglioria o accessorio, vedete che c'è un piccolo simbolo qua, 2 energia, significa il costo per giocarla nel posto giusto. Quindi questa va dove ci sono i pippotti, pago 2 energia e da questo momento in poi i pippotti guadagnano questa abilità, ovvero quando costruisci un pippotto guadagni 1 punto esperienza. Stessa cosa per gli accessori hanno 3 posti, perciò si può mettere dove si vuole. Ah, va da sé che se io avessi già giù una carta per i pippotti ma la voglio sostituire, posso buttare via quella vecchia e mettere quella nuova. E stessa cosa per gli accessori, se ho tutti e 3 spazi occupati, posso buttarne via uno per fare spazio in un nuovo. Anche qui per giocare
permanentemente, avere permanentemente pronta la carta accessorio, devo pagare 2 energia. Ecco, questo è agire. Sviluppare, ovvero costruire. No, ovvero, scusate, ovvero pescare. Come si fa? Innanzitutto, per poterlo fare bisogna avere almeno un punto energia, perché poi per pescare carte bisogna avere energia. A questo punto si sfida, guardano le carte, ci sono giù, poi con l'esperienza si capisce se sono buone per il momento oppure no, e si decide o si buttano via tutte e tre e se ne pescano tre nuove, oppure si tengono queste e se ne mette una quarta. Facciamo esempio che decidiamo di fare così. Fatto questa scelta, bisogna scegliere quante carte pescare. Cioè, se ne vuole pescare, scegliere fra una di queste quattro. Se se ne sceglie una, si usa un'energia. Se se ne scelgono due, si usano tre energie. Se se ne vogliono, se ne volete pescare tre, si usano cinque energie. Quindi, mettiamo caso, io qua ho tre energia, ne scelgo due, prendo queste due e me le piglio. A questo punto me le metto in mano, sono già subito disponibili dal turno successivo perché sì, perché se si pesca non si possono giocare carte, e rimpingo come si dice, fino ad avere tre carte qua, se pescassi così. Quindi sviluppare. Oppure si medita. Meditare significa ottenere i bonus che si possono prendere in base ai territori che si controllano. Quindi, per esempio, se fossi così, e così, guadagno quello di questo e quello di questo. Ogni tipo di territorio dà un bonus diverso, perciò, per esempio, questo dà 2 punti vittoria, questo dà 2 punti energia, 1 punto energia, scusate, questo dà 1 punto comando da usare subito, come se si avesse giocato una carta, perciò ci si può muovere oppure si può schierare, eccetera, eccetera. Dei punti esperienza da mettere qui. E, se non sbaglio, infine, sì, infine, le fortificazioni. Se si medita e si è presenti su almeno una montagna, si schiera la fortificazione per ogni montagna che si occupa. La fortificazione si mette dove si vuole, basta avere l'unità. Perciò, per esempio, posso metterla qui perché qui c'è l'unità. Ricordo, basta esserci anche in compagnia di altri. Se anche sono così, anche se questo ha forza 3 e io forza 1, guadagno comunque la fortificazione. Indipendentemente, anche se ne ho due qui, ne guadagno comunque solo una fortificazione. Stessa cosa per qua. Se ne ho qui due, guadagno due soli punti, non guadagno 4 perché ho 2 unità. Quindi, torniamo come eravamo al principio. E queste sono le 3 azioni, ripeto, perché è molto importante. Quindi, o si agisce, e si gioca carte, o si sviluppa, si pescano carte, o si medita, si ottengono bonus in base ai territori che si occupano. Quindi, dopo o prima aver fatto questa azione standard, si fa un'azione speciale, facoltativa. Quindi, le azioni facoltative speciali sono: attivare un accessorio. Quindi metti che io ho giù un accessorio, ne posso attivare uno e uno soltanto in base all'effetto che c'è scritto qua. Si fa l'effetto che c'è scritto sotto. Altra azione speciale: spostare un'isola e armonizzarsi con l'anomalia sull'isola. Cosa vuol dire? Si gira il proprio artefatto, quindi sempre o prima o dopo aver agito o sviluppato o meditato. Si sceglie di girare il proprio artefatto. Io, se fossi il giallo, prendo l'isola dove ho il campione sempre, la metto in mezzo alla plancia, faccio girare come voglio le altre isole, in un senso orario, un senso antiorario, non ha importanza, e poi la prendo e la metto dove si è rimasto il buco praticamente. Dopo aver fatto questo, aspetta che ripristino come era prima, ci si armonizza con l'isola, con
con l'anomalia sull'isola dove che si è spostato. Quindi si va a vedere il simbolo che c'è scritto qua e si prende la carta relativa e si fanno i punti. Per esempio, questa qua dice: fai 2 punti per ogni carta che hai scartato. Ovviamente in questo caso non farei punti, quindi sarebbe un po' assurdo fare adesso questa mossa. Ogni carta ha il suo effetto. Questa qua prende 2 punti per ogni pippotto che hai in gioco. Questa fai 3 punti per ogni territorio che controlli, eccetera, eccetera. E questa è un'azione facoltativa. Speciale, insomma. L'altra azione speciale che si può fare è affrontare un incontro. Se si è sull'isola che contiene il nostro segnalino incontro, si può pagare un pari ammontare di punti esperienza pari al numero degli incontri che si sono già fatti più uno. Perciò, se non ho fatto nessun incontro, devo pagare un punto esperienza, se ne ho fatto uno, ne pago due, eccetera. Fino a 6, se ne possono fare fino a 6, mi pare, per pescare la prima carta che c'è scritta qua. Si fanno subito 6 punti e poi, in base, diciamo, all'ispirazione del momento, si decide che fare. Per esempio, guardi il disegno e dici: voglio andare a parlare con non si sa chi o andare verso questo essere che non si sa cos'è. Decidi al buio, proprio a caso, o ispirazione, e poi, per esempio, decidiamo di agire, di parlare, si gira la carta e si guarda cosa succede, ovvero in questo caso significa o costruisci o schieri un golem. Dopodiché prendi il tuo segnalino e lo fai muovere in senso orario pari al numero che c'è indicato qui. Cioè, in questo caso lo si prende e lo si sposta di un'isola, in modo da doverlo sempre spostare. Questa viene messa qui come promemoria del fatto che hai fatto un incontro e quindi il prossimo ti costerà 2 punti esperienza per farlo, poi messa un'altra carta ti costerà 3 quello dopo e così via. E questa è l'azione, un'altra azione speciale. Un'ultima azione speciale, perché non poteva mica finire qui, è combattere. Per combattere, anche in questo caso, bisogna prendere, girare l'artefatto, scegliere una regione dove c'è una tua unità e almeno quella di un altro nemico, e si combatte. Questo non lo spiego subito, lo spiegherò dopo. E questa è l'era. Quindi, fatta una di queste azioni standard più quell'azione speciale prima o dopo, passi e si tocca al giocatore successivo, che farà anche lui così, e avanti, 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 finché non sia tutti finito. A questo punto mi sono accorto che mi sono dimenticato di dire una cosa, evviva! Quando comincia il primo giocatore, la prima cosa che fa è pescare questa carta e metterla qui, semplicemente. Quindi, finito questo turno, si pesca una nuova carta e si mette qui. Cosa significano queste carte? Allora, questo, se c'è una carta territorio, come in questo caso, indica i punti che varrà a fine round, a fine era, la regione indicata. Perciò, in questo caso, a fine era, chi avrà la maggioranza su ogni territorio in foresta guadagnerà 2 punti. Questo lo vediamo bene dopo. Comunque, in questo caso significa che i mostri girano, ma non adesso, sempre a fine era. Queste cose indicano quello che succederà a fine era. Infine, c'è la possibilità che esca un mostro, e quindi significa che durante questo, non sempre in questo punto qua, ma quando si andranno a fare gli eventi che si fanno a fine era, attaccherà in questo momento. Quindi nessun territorio varrà 4 punti, ma semplicemente attaccherà il mostro. L'era finisce quando si sono state mostrate tutte le 5 le carte territorio, indipendentemente sono uscite la carta mostro e la carta tempesta. Quindi potrebbe succedere che escono fuori le 5 carte territorio e i mostri non attaccherebbero. Dopo vi spiego. Quando si arriva
si gira questa carta qui, quando da qui si prende e si mette qua, si gira anche il proprio artefatto e si riattiva, quindi potrà essere riutilizzato un'altra volta. Diciamo la fine dell'era. Allora, mettiamo esempio che noi siamo così. Adesso faccio un piccolo esempio, metto in pausa così lo preparo. Eccomi qua. Ho preparato un piccolo esempio. Allora, facciamo finta che si è verificata una fine era di questo tipo. E niente, così. A questo punto si va a controllare. Quindi si parte dalla prima carta e si guadagnano i punti, si danno i punti a chi ha la maggioranza sulla foresta. In questo caso, sulla foresta, qui nessuno, qui nessuno, qui nessuno. Quindi nessuno guadagna punti per la foresta. Questo indica che i mostri si muovono, quindi tutti i mostri sulla plancia si muovono in senso orario, quindi questo viene messo qua. A questo punto il mostro attacca. Cosa vuol dire? Il mostro ha forza 11. Bisogna vedere se sul territorio c'è abbastanza forza fra tutti gli 11, fra tutte le unità che ci sono di tutti i giocatori, e se si supera, non si raggiunge, ma si supera 11. Ora, in questo caso abbiamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi non si è superato. Cosa succede? Ogni giocatore sceglie, partendo dal primo, quindi dal giallo, sceglie le unità in una regione e le distrugge tutte. Quindi, per esempio, il giallo potrebbe dire: io distruggo questa. A questo punto toccherebbe blu, che magari gli dispiace. Scusate, ho visto che non si vedeva. Quindi dicevo, il giallo decide di distruggere questa perché distrugge tutte quelle in una regione, ovvero decide di distruggere questa, le sue ovviamente. Facciamo esempio che all'eroe dispiace che muoia questo, non che muoia, ma che venga ferito, anche se in realtà ormai non serve perché tanto guarirà a fine turno, quindi decide di distruggere. Ma vabbè, facciamo così, decide di ferirlo e di tenere queste due, perché sennò vanno distrutte. Una volta distrutte, le unità tornano come costruite. Dopo aver attaccato, il mostro si muove ancora e non attacca più per questo round. Se invece il mostro fosse stato sconfitto, il primo giocatore che aveva più forza sul territorio avrebbe guadagnato 9 punti in questo caso, e il secondo 4 e il terzo 2. In caso di parità vince sempre il giocatore col numero di artefatto minore, anche sui controlli dei territori. Quindi, l'eroe ferito vale 1 di forza fino a fine round e perde le sue abilità, che in questo caso non c'entrano. Comunque, torniamo al nostro esempio. Il mostro si muove e quindi si sa che il prossimo turno, salvo imprevisti, dovrebbe attaccare qui. Comunque ha già attaccato, come possiamo aver notato. Adesso si fanno i punti sulle montagne. Si guardano le montagne, quindi questo ha vinto il giallo perché l'eroe vale 3, il golem vale 2 e quindi il giallo guadagna 5 punti perché la montagna guadagna 5, vale 5 punti, quindi prende e va a 6. Altre montagne occupate non ce ne sono perché questa non è occupata e questa era occupata, ma il mostro ha ammazzato, quindi ormai questa è vuota. Poi si guarda sulle nebbie, che valgono 6 punti. Le nebbie sono controllate una dal viola, che quindi guadagna, abbiamo detto, 6 punti e va a 7, e una dal giallo che prende altri 6 punti e va a 7 punti, cioè 6 punti, scusate, sì, e va a 12. A questo punto si guardano i cristalli. I cristalli sono controllati dal giallo, uno, l'altro è vuoto e l'altro è raggiungibile. Quindi il giallo guadagna altri 7 punti, quindi da 12 va a 19. Infine si guardano i fiumi, che
Qui è controllato dal viola e anche qui è controllato dal viola perché 4, no scusate, 3 contro 1. Quindi guadagna, come c'è scritto, 8 per 2, 16 punti, quindi da 7, eccomi scusate, dicevo da 7 più 16, arriva a 20, 23 se non sbaglio, sì. E quindi finisce il round, si rimescola tutto, si piglia tutto qua, come ho detto, si inizia una nuova era, quindi si tolgono le carte lì, si mettono quelle di livello dell'era 2, si prende il nuovo mostro, lo si mescola insieme a queste, tenendo il vecchio mostro, gli artefatti si ricaricano e ognuno guadagna, prima si ci si passa in base, perciò per esempio adesso primo è il viola, quindi il viola si prende l'artefatto numero 1 e l'altro, il giallo, si prende il 2. Quindi il giallo guadagnerebbe 4 punti energia e il viola 3. Le fortificazioni, se ci sono, vengono tolte, si ripescano tutte le carte, il resto, gli eroi feriti tornano su e il resto rimane così com'è. Le carte armonizzazione vengono rimesse qui e basta. Questo è, diciamo, il gioco. Dopo vi spiego il combattimento perché quello non è complicato, ma ho preferito toglierlo dal tutorial, dalle regole, perché sennò concentrava troppo in quel momento là. Ecco. Ciao ciao!